Bella a tutti, Broids! Benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi, su grande richiesta, ho letto tanti commenti a riguardo, ho deciso di portarvi le mie magliette. Che cazzo è caduto, Dio caro? Ho deciso di portarvi le mie magliette della Juve, dalla più vecchia a quella più recente, quindi quella di quest'anno. Be Bad, official energy drink della Juve, non so perché è caduto, però vabbè raga, è buonissimo come prodotto, ve lo consiglio. La prima maglia è una maglia XS, credo, la taglia da bambini, ed è di Alex Del Piero, signori e signori, il mitico Alex, maglia ovviamente tarocca presa dai marocchini, infatti lo stemma non c'era nemmeno, l'ho colorato io, ho scritto sopra con lo sbianchetto Juventus, non so se si vede qua. Eravamo ancora sponsorizzati dalla Fastweb ed avevamo ancora 2 stelle, prima poi appunto delle 3 stelle che abbiamo tuttora. Credo che sia la prima maglia con cui sono andato allo stadio a vedere la Juve, Juve Sampdoria, tipo nel 2003-2004, credo. Subito dopo abbiamo un bel balzo temporale perché non ho acquistato maglie della Juve per qualche annetto. Cioè, o meglio, forse ne ho presa una di Buffon, ma adesso non ce l'ho qua perché mi sa che l'ho persa. Quella grigia e nera. E passiamo direttamente a quella di Marchisio. Credo che sia quella del secondo scudetto con Conte, credo, se non sbaglio. 30 sul campo, quindi sì. L'ho presa, attenti attenti, quando sono andato a vedere il Milan, tipo Milan-Pescara, ero andato a San Siro, e fuori c'erano le magliette della Juve e ho preso questa qui, rigorosamente tarocca, sponsorizzati Jeep. Questa maglietta qua veramente mi piaceva tanto, quando Marchisio era ancora ad un livello molto alto. Adesso diciamo che colpa un po' degli infortuni è calato. E comunque andavo pazzo per lui. C'era lui e c'era anche Pogba, perché era il primo anno di Pogba in Juventino. Passiamo ora a quelle originali, quelle che ho preso da quando ho iniziato a fare video su questo canale. La maglietta della prima finale di Champions con Allegri. Quella stagione veramente è stata una stagione che mi è piaciuta talmente tanto che appunto mi ha portato a condividere le mie emozioni con voi e a iniziare a fare i video. In quegli anni, o meglio, 2 o 3 anni fa, appunto, ero soprannominato Madman, perché è Meda di cognome, quindi Madman, richiamo a Madman, il rapper, diciamo, vabbè, ci siamo intesi. Ed ero un po' stravagante, infatti avevo anche i capelli biondi e tutto, e avevo deciso di prendere questa qui verde, verde boh, verde evidenziatore, diciamola così. Sponsorizzata Jeep, qua si vede ovviamente tutti i fori per far traspirare la pelle. Maglietta ovviamente molto bella, devo dire che è una maglietta a cui sono molto affezionato, perché appunto è la prima maglietta con cui ho iniziato a fare i video. E diciamo che è ancora in buone condizioni, tutto sommato. Secondo anno di video su YouTube e quindi maglietta che incomincia ad essere più dedicata al canale. Infatti è la maglietta dell'anno seguente e si chiamerà JS, proprio come il nome del mio canale. Però ero ancora un po' in dubbio su come chiamare il canale, quindi qui era Juventino Sfegatato abbreviato in J ed S. Poi dopo è stato allungato in JS. Qui abbiamo lo stemma della Serie A, avevamo vinto la Coppa Italia, ovviamente lo scudetto, 3 stelle, qua si vedono bene, e niente, buonasera. È la prima volta che la Juve passa a magliette Adidas, prima appunto eravamo Nike. Ulteriore passo in avanti ed arriviamo alla maglietta dell'anno scorso. La maglietta che ci ha portato in finale di Champions a Cardiff, poi sappiamo tutti com'è andata. Qui il nome è ben definito JS, Coppa Italia, scudetto, 3 stelle. Purtroppo mia mamma ha sbagliato a lavarla e quindi si è rovinata la scritta Jeep, perché era stata stirata male e lavata male. Però diciamo che per il resto è veramente una maglietta molto bella. Anche questa qui, maglietta della finale di Champions, un po' sfortunata come quella precedente. Passiamo all'ultima maglietta, quella di quest'anno, sempre anche questa originale ovviamente, rigorosamente. Scudetto, Coppa Italia, nuovo logo, perché come sappiamo la Juve appunto quest'anno ha cambiato logo con questa J della Juventus. Scritta Jeep come sponsor, JS7. Ecco, una cosa che forse non ho detto è che il mio numero preferito è 7, infatti come l'avete notato in tutte le mie magliette personalizzate c'è il numero 7, perché io sono nato il 7 e sono molto affezionato a questo numero. Sempre maglietta Adidas, come già sapete. Non c'è la scritta Cygames,
o C-Games, non so bene com'è che si pronuncia, più che altro perché l'ho ordinata prima ancora che venisse inserito sulla maglietta. E niente, questa era l'ultima maglietta. Se vi possono piacere video di queste tipologie, io ho tantissime altre magliette di altre squadre, se volete ve le posso portare. Detto questo, scrivetemi qui sotto qual è la vostra maglietta preferita, lasciate un bel like, condividete il video, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi, noi ci vediamo per la reaction, se non muoio prima, di Juve Fiorentina. Bella a tutti, grazie. Boom.